Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Yas e oggi sono qui per presentarvi il settimo episodio della nostra modalità carriera con il Cagliari. E come avevamo visto nello scorso episodio, queste qua sono le partite che andremo ad affrontare questo episodio nei prossimi episodi, le partite che ci separano dal calciomercato invernale. Affronteremo subito il Milan, una partita molto ostica, una partita che sarà molto dura per noi, ma dovremo cercare di dimostrare tutto il nostro orgoglio. Poi affronteremo la Lazio, che è pure lei una grandissima squadra. Poi ci sarà anche il Palermo, che però penso che sfideremo nel prossimo episodio, anche perché ho poco tempo per registrare. Vi sto portando questo episodio soltanto per ringraziarvi del supporto e per cercare di dare continuità a questa serie, che è quella che sta andando meglio e che mi diverto di più a registrare e a giocare. Quindi questa qui è la classifica che ci trova in nona posizione. Siamo a 11 punti, come avevo detto nello scorso episodio. Siamo comunque in un'ottima posizione, nonostante l'inizio, un po' troppo brusco, con 3 vittorie e una sconfitta nelle prime 4 partite. Ma quindi io non andrei a perdere altro tempo, ora andrò a fare la formazione come sempre, poi ve la mostrerò appena avrò finito. Ecco la formazione che ho deciso di schierare, sempre lo stesso modulo con cui ci stiamo trovando molto bene, un 4-4-2 a rombo, con un mediano, 2 centrocampisti e trequartista, Cataldi, che nell'ultima partita ha fatto un ottimo gol da trequartista. Ho deciso di rischierarlo in quella posizione. Do fiducia ancora a Longo, che ci ha segnato ben 6 gol in campionato. Quindi nulla, andremo a sfidare il Milan in questa partita molto difficile, ma che dovremo affrontare nel modo giusto, senza chiuderci molto, ma neanche concedendo molti spazi al Milan. Quindi nulla, io andrei a sfidare subito questo Milan. Eccoci qua ragazzi, tutto pronto per questa partita molto difficile, una partita importante per il nostro cammino in campionato. Siamo contro il Milan, che è in 6ª posizione, addirittura vincendo potremo sorpassarli. Non perdiamo tempo, non deconcentriamoci subito e andiamo subito a sfidare il Milan in questa partita. No ragazzi, dai, ma basta! Ma che 2 marroni, ma che cazzo fa? Ma dai, ma che cazzo è? Non si è neanche mosso Danilo Avelar, dai, un altro rigore, no? Che 2 marroni, però. El Shaarawy sul dischetto contro Cragno. Si prepara al tiro. El Shaarawy, il tiro! E la piazza dove non può arrivare Cragno, 8° minuto, subito 1-0 di El Shaarawy. Attenzione qua, l'errore da difesa del Milan. Attenzione, cioè, si fa il tiro! E c'è il gol! Andiamo così, dai, 1-1. Grandissimo, grandissimo questo gol qui di Assifuà, che si è fatto trovare molto bene. Guardate qui il liscio di Zaccardo. E poi l'errore anche di Mexès, che viene anticipato da Assifuà. E tutto solo davanti al portiere, con la punta. Con la punta del piede riesce a piazzarla alla sinistra di Diego Lopez. Quindi siamo sull'1-1, pareggio al 50°. Mamma mia, qua sbagliamo. E c'è Torres sul pallone, la alza bene per El Shaarawy. El Shaarawy che entra dentro l'area, mette il cross. No, ma che cazzo ha fatto qui? Chi è stato qui il difensore? Chi è stato qui il difensore che ha slisciato tutto? Dopo il cross basso insidioso di El Shaarawy, 2-1. Di Keske Onda, guardate qui El Shaarawy dopo l'ottimo lancio, qui sbaglia tutto Danilo Avelar. Peccato, secondo gol in campionato di Onda e secondo gol per il Milan in questa partita, 2-1. E finisce la partita, purtroppo arriva una sconfitta dopo 3 risultati utili consecutivi. Dopo 2 vittorie e un pareggio arriva questa sconfitta che brucia, ma che non ci deve demoralizzare contro un Milan che comunque sia
ha vinto con il minimo indispensabile dopo il primo gol di El Shaarawy su rigore. Siamo riusciti a comunque trovare il pareggio con Assifua, ma poi il gol di Honda dopo un brutto errore dopo un brutto errore difensivo di Danilo Avelar, scusate, non siamo riusciti a trovare questa vittoria. Tanto qui infortunio per Francesco Pisano, 6 settimane, un giocatore che finora stava giocando molto bene, un giocatore con cui mi trovo molto bene, molto veloce. E qui arriva questa partita contro la Lazio e mettiamo dentro Balzano, farei anche giocare Benedetti che ha chiesto di giocare, facciamo giocare anche Murru che è pure salito. Ottimo, provo a mettere Riedewild a centrocampo insieme a Ekdal e Galvao e provo a mettere Sau con Longo. Quindi questa qui è la formazione che schieriamo per questa partita. Scegliamo le maglie e poi andremo ad affrontare la Lazio in questa partita molto importante dopo quella brutta sconfitta col Milan, ma che comunque ci può anche stare. Dobbiamo trovare un risultato utile per riuscire a continuare il nostro cammino verso un ottimo campionato, quindi cominciamo subito. Attenzione, Marco Sau sul pallone, Marco Sau, mamma mia che accelerazione, Marco Sau tutto solo davanti al portiere, Marco Sau il tiro, la parata, non ci posso credere, la parata del portiere della Lazio, non so se sia Marchetti. Mamma mia, Djordjevic! E la palla esce fuori, mamma mia, che rischio qui. Buco difensivo, l'ennesimo buco difensivo. Bella questa palla, attenzione, c'è Longo, 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 Longo davanti al portiere, il tiro! E c'è il gol! Settimo gol in campionato di Samuele Longo. Andiamo così, grande Samuele Longo, sblocchiamo questa partita. Un po' troppo tardi, ma va bene così. Al 60° minuto, la piazza benissimo qua Samuele Longo. Bella questa palla, c'è Cataldi, Cataldi che ha visto in mezzo Longo. Qua intercetta Conco, ma c'è calcio d'angolo. Era bella questa azione, ma comunque dovremmo cercare di sfruttare al meglio questo calcio d'angolo, colpo di testa! E c'è la parata qui di Berisha, portiere della Lazio, ancora calcio d'angolo, sempre battuto da Galvao che la mette in mezzo, c'è Longo, ma qua esce bene Berisha che capisce che l'uomo che poteva metterla dentro era proprio lui e va dritto sul pallone. Attenzione qua, infortunio per Galvao, peccato, mettiamo dentro Chrisetig, peccato qui davvero, speriamo non sia niente di grave, penso sia uno strappo, anche se temo sarà grave. Attenzione qua, recuperiamo il pallone, Chrisetig, Chrisetig che la mette in mezzo, c'è Cataldi, Cataldi davanti al portiere, Cataldi il tiro! E c'è il 2-0 all'86° minuto! Grandissimo Danilo Cataldi, ma qua errore bruttissimo della Lazio che sbaglia tutto e in situazione di, guardate qui, 3 contro 1, 3 contro il portiere, Cataldi non può sbagliare e spacca la porta. Quindi 2-0. Ormai quasi chiusa la partita, secondo gol in campionato per il grandissimo Danilo Cataldi. Attenzione, Candreva, Candreva entra dentro l'area, il cross in mezzo, riusciamo a recuperare il pallone, ma sulla palla c'è ancora Siani. Attenzione qui, tutta la difesa schierata. Mamma mia, possiamo addirittura partire in contropiede. Sau che l'alza per Longo. Longo, Longo che si accentra. Attenzione qua, lo salta di netto. Longo, Longo. Longo davanti al portiere, il tiro! No, non ci posso credere qui! La parata, ma purtroppo non riusciamo a trovare il gol, ma riusciamo a trovare un'ottima vittoria. Finisce la partita 2-0, una grandissima partita dominata totalmente dal Cagliari, quindi avanziamo.
Quindi niente, finisce qui questo episodio, spero che comunque vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento e se non lo siete già iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nel prossimo episodio, dal prossimo episodio ci saranno molte più partite, quindi niente, se non siete già iscrivetevi al canale, qua è tutto da Yas, bella.